nostro viaggio, che ogni venerdì ci farà incontrare un sindaco del territorio, comincia oggi da Ingria, uno dei comuni più piccoli non solo del Piemonte, ma anche d'Italia. A 800 metri d'altezza, all'inizio della Valle Soana, con i suoi 45 residenti e 29 famiglie, è una realtà viva e animata, con tante particolarità da raccontare. Paese delle castagne è diventato anche a livello nazionale di recente centro di riferimento per le patate, come ci spiega il sindaco Igor De Santis. Sì, esatto, è proprio questa associazione da poco nata, da cui noi come Comune di Ingria siamo tra i fondatori. Con piacere ho visto che già fin dai primi giorni, quando è stata, diciamo così, messa in produzione questa nuova realtà, sono state molte le richieste di informazioni e quindi di adesioni. Noi già da anni abbiamo la nostra patata di Ingria, da cui nasce anche la sagra, quindi la tipicità poi della patata di montagna, come molte realtà abbiamo in Italia, noi al nord, ma anche molto al centro e al sud. È stato un insieme, quindi una sinergia fra realtà e sindaci di comuni dove questa specificità, diciamo, della patata, sia come piatto ma come indotto del marketing, come potrebbe essere per una sagra, quindi tutto quello che è il ciclo vita e quindi anche economico, si è fatto squadra e quindi è nata questa associazione nazionale Città della Patata, di cui io sono vicepresidente. Sulla vecchia scuola, sulla chiesa, su tutte le sue case in pietra, una serie di pannelli raccontano la storia di questo borgo e lo fanno in franco provenzale, la lingua madre che ad Ingria è parlata e valorizzata. Sì, era un'iniziativa nata dal comune, da un consigliere comunale qualche anno fa, ed era proprio insieme a sensibilizzare tutte le famiglie a portare avanti quello che per noi è un po' un museo a cielo aperto, insieme a tutta una serie di altre iniziative. Queste in particolare, questi pannelli raccontano, infatti si chiamano le maison e cuntion, le case raccontano nel nostro dialetto franco-provenzale quello che era, quindi la casa che un tempo fu una trattoria, allora riporta delle immagini, la vecchia scuola, oppure anche quelle che potevano essere gli avi che abitavano quella casa, quindi insomma i nostri antenati, e sono sparse per tutto il borgo, anche nelle frazioni, e hanno aderito praticamente tutta la popolazione, direi, portando ovviamente le foto, ricordo, tirandole fuori dai cassetti e facendo diventare dei quadri sulle facciate. E ci ha parlato in franco provenzale. Cosa significa tutelare queste lingue madri? Come lei sa, la città metropolitana è molto impegnata in questi progetti, ma abbiamo bisogno dei territori. Cosa fa Ingria per il franco provenzale? Assolutamente, questo è un tasto molto importante per noi, insomma, queste lingue, e proprio con Città Metropolitana abbiamo portato avanti parecchie iniziative negli anni, anche a livello di valle ci sono iniziative come integrarlo anche nelle scuole. Noi in particolare abbiamo parecchi eventi insieme anche a FP o Ciambradoc, altre associazioni che si occupano di queste cose, andando proprio da momenti di evento, quindi anche di studio, quindi di approfondimento, a cose magari più, diciamo, se vogliamo, folcloristiche, proprio comunque per portare avanti quelle che sono le tradizioni, anche dei vestiti, della parlata, dei balli. In particolare noi abbiamo una manifestazione in questo periodo purtroppo tutto sospeso, è il 12 di agosto, che è proprio all'insegna, quindi, delle antiche tradizioni e fase chiuse da tutto in cose di altri tempi, e appunto è proprio un focus particolare sulle nostre tradizioni franco-provenzali. Quanta passione ci vuole per fare il sindaco di un paese con qualche decina di residenti? molta, ma spesso poi comunque viene, come dire, la soddisfazione c'è perché non si è mai da soli, sia con tutta la squadra di amministrazione, ma anche con tutta la popolazione che sono poche decine, come si diceva, siamo una cinquantina di residenti, ma grandi sono anche le seconde case, quindi magari sia l'aspetto turistico, ma i villeggianti, cioè quelli che originari delle nostre vallate, che per ovvi motivi di lavoro nel tempo, vista la spopolazione, ritornano, ma sono sempre attivi, e quindi è una grande squadra tutti insieme.